Crotone, ma mi dicono che viene dal nord Italia, dal freddo. Sì, vengo dal nord, vengo da Milano con precisione. Siamo venuti a vedere in questa bella giornata il Crotone. Speriamo che vinca, logicamente. Però ci sono stati 4 giorni di tramontana. L'ho saputo, mi hanno detto che ha fatto abbastanza freddo. Ah, quindi lei è venuto da poco? Sì, sono appena arrivato. Quindi. Da Milano? Da Milano, sempre, sì. Da Scandale, ma residente dove? In Germania? In Germania, sì. Che lavoro ha svolto in Germania? La tipografia. Sì. Sono una stampa, sì. Si stampava molto. Stampava un brusco. Oggi è venuto a vedere il Crotone. Il Crotone, sì. Speriamo che vinca oggi. È Scandale. Dico dove ha vissuto. Sì, però anche io sono andato all'estero 45 dove? Anni. Dove? 20 a Stoccarda, diciamo, in Germania. 25, diciamo, a Milano. Che lavoro svolgeva? Allora, in Germania, stampatore, tipografia. Ah, pure lei stampava? Sì, sì, sì. Ho imparato là il mestiere, no? Che sono nato da piccolo, 15 anni. Obbligatorio quando di andare a scuola più. E poi ha detto mi riposo. E poi sì, poi siamo andati a Milano. Speriamo di vincere, speriamo che viene il sorpasso e speriamo che portiamo i 3 punti a casa. Da Cacuri. Sì, da Cacuri, veniamo da Cacuri. Una squadra che sta lottando per la salvezza, quindi salutiamo mister Bruno Caligiuri anche. Anche, sempre forza cacurese. Il Crotone invece cosa dice? Pure forza Crotone. Deve vincere oggi, sì. 3-1 dobbiamo vincere. 3-0 è meglio, dai. Ma Cacuri è tra i borghi più belli d'Italia. Sì, oggi abbiamo avuto la consegna della bandiera per i borghi più belli d'Italia, proprio stamattina. Infatti abbiamo finito lì e siamo scesi giù a Crotone. Che vedere combine. Lo squalo, a vedere lo squalo. Quindi dei borghi allo squalo, forza Crotone. Forza Crotone, sempre, diglielo. Forza. Forza Crotone. Dopo queste 2 sconfitte consecutive, dove si è risvegliato l'Empoli, si può dire, adesso dobbiamo risvegliarci noi. Dobbiamo risvegliare anche il Crotone. Quindi lei porterà il suo tifo più concitato? Ovvio. Beh, a San Giovanni in Fiore sì, freddissimo. Oggi siamo qua in una giornata calda per tifare le squali e speriamo nella vittoria dopo 2 stop. Che si dice a San Giovanni in Fiore? Si parla del Crotone? Si parla, sì, molto. Il Crotone seguito lo vogliamo inserire di nuovo. Anche perché c'è un folto numero di sangiovanesi che si recano sempre allo stadio. Io li sento, intervisto sempre, come il barbiere Ettore. Come no? Hai nominato Ettore, il famoso barbiere, c'è sempre il pienone, Ettore. Il barbiere di Siviglia. Il barbiere di Siviglia, perfetto. Forza Crotone. Forza Crotone, forza squali, oggi vinciamo. 2-0. Va bene, lei è un abbonato di queste partite su Croton Blog, ma com'è andata? Il primo tempo abbiamo sofferto un poco, però poi nel secondo tempo ci siamo svegliati. Poi quel gol di Simi l'ha fatto esultare. Eh sì, finalmente. E un poco non l'avevo visto, non in forma. Così così, poi è entrato Mustacchio, abbiamo fatto 3 occasioni buone, poi abbiamo fatto gol su queste 3 occasioni. Una ritraggia di scattare! Riprendiamo noi. Un po' di sofferenza, la squadra, primo tempo discreto, secondo tempo molta sofferenza. Comunque l'importante era portare i 3 punti. Dimenticavo, a di scattare un'altra volta! Bene, è stata una bella partita, finalmente abbiamo vinto. Nel primo tempo cosa è successo? Abbiamo giocato bene, ma senza realizzare, senza concretizzare, senza segnare. Sono in dolce compagnia. L'avevo scordata, in questo grandissimo l'avevo scordata. E poi è venuto lei, ce l'ha ricordato. Sì, certamente. Sono veniva io, ma anche per Jim. Beh, meglio così, dai, venuto il signore e siamo riusciti a vincere. Comunque un grande tifoso qua vicino a me stasera. Sai che sono un grande tifoso. Comunque 1-0 va bene. Io penso l'importante che è che si vince, non è che... Il signor Marullo oggi in versione che barba... No, sì, in versione trascuraggine. Giovanotto. Sì, un pochettino, però si allo porta, stadio sempre presente. Si porta. Noi salutiamo intanto il nostro amico, sempre. Il fedele tifoso. Sempre, Raffaele Montefusco, sempre nel cuore, sempre. Lei di Pallagorio, come ha giocato il Crotone? Bene, dai, diciamo bene. Com'è stata la prestazione? Non male. Oggi prestazione... Ottima, più che ottima. Sì. A differenza dell'altra giornata, della scorsa giornata contro lo Spezia, che se non mi sbaglio. Sta andando in confusione. Sì, sì, un po' così. Ha creduto fino all'ultimo di segnare e così è stato, per nostra fortuna. Signor Paolo, come sta?
Sta bene, dai, ma oggi ha lavorato e... Ed è stanco, sì. Si merita pure lui un po' di riposo. Una piccola tirata di orecchie anche a Stroppa, che dovrebbe anche muoversi prima con le sostituzioni, in quanto c'è Mustacchio che garantisce qualità sulla fascia. Non ci possiamo permettere il lusso di tenere fuori uno come Mustacchio. Ora, non voglio fare l'avvocato difensore di Mustacchio e né tantomeno mi voglio sostituire al grande Mr. Strop, però si vedeva palesemente che Gerbo non ne aveva più, Molina era morto, quindi Mustacchio poteva essere utile un po' prima. Domani e domenica lei cosa mangerà? E domani ci sono le famose braciole alla crotonese e i cavatelli, e quindi li mangio in maniera un po' più felice, in quanto il Crotone ha vinto e noi siamo tutti felici, insomma. Ciao, Fabio. Noi speriamo che questo Crotone ci faccia sognare ancora almeno fino all'ultima partita. E per finire, come si dice? Sempre forza Crotone. Sempre forza Crotone. Sempre forza Crotone. Sempre forza Crotone. Forza Crotone. Andiamo, adesso andiamo.